una bestia scellerata, oramai da quasi un mese, parsa a giri indisturbata fra le strade del paese. Creaturina assai vigliacca, non si vede ad occhio nudo, e per questo quando attacca, a girare può il tuo scudo. È pertanto necessario, in misura cautelare, rifornir l'armamentario per poterla debellare. Non occorrono prudezze, né chissà quale potenza, bastan semplici accortezze, meri gesti di coscienza. Stipulate un'alleanza con il metro immantinente. Oltre simile distanza, il contagio non può niente. Se dovete starnutare o tossir, siate eleganti. Lo potete sempre fare, ma col gomito davanti. Per amor dei vostri cari, degli estranei e degli anziani, di sapon non siate avari e lavatevi le mani. Ricordate di viaggiare solo in caso di bisogno e cercando di evitare di passare per codogno. Resta sempre il miglior piano, l'astenersi da ogni uscita e sedersi sul divano con un libro tra le dita. Questo modo di operare può sembrare poca cosa, ma ogni goccia per il mare è la goccia più preziosa. Rispettare tal precetti è la sola strategia per ridurre i casi infetti e fermar l'epidemia. Poi può certo capitare che si trovi chi vi dica: faccio quello che mi pare, più cicala che formica. In tal caso, banalmente, non prestategli premura. È ben noto umanamente che agli idioti non c'è cura.